Volevate sapere se fossi sopravvissuto, eh? Beh, ovvio che sono sopravvissuto, sto parlando. Ma che prezzo. Nel precedente episodio mi ero trasferito ad Épinal, villaggio sperduto nel leggendario Molise francese, cui esistenza viene messa in dubbio dai suoi stessi abitanti. E diciamocelo, non c'è da fidarsi di gente che sceglie di vivere ad Épinal. Épinal. Gli abitanti di Épinal, per la precisione, si chiamano Spinalion. Alien! Lo sapevo che c'era qualcosa che non andava! Épinal è anche nota per l'uncinetto. Ah beh, se è nota per l'uncinetto, sti cazzi. Hanno una nazionale d'uncinetto che è una cosa, guarda, proprio incredibile. Ad Épinal sono nati anche un sacco di personaggi che non contano una ciola. Inoltre, sto posto stava sul cazzo pure Luigi XIV, che ordinò alle sue armate nel 1670 di distruggere l'unico castello in zona. Queste macerie brutte oggi sono note come il castello di Épinal. E sono la massima attrazione locale. No, vabbè. Quella che vedete non è pioggia, è il cielo che ti sputa in faccia per schifo. Mi sono trasferito in questo paradiso del masochismo per 3 settimane e mi è stata donata una bellissima stanza. 11 metri quadri di spazioso loculo in una casa studentesca nella periferia della metropoli Épinal. Classicissime pareti color verde pisello morto, un letto per gli lillipuziani, un lavandino in camera in cui sputare, una cucina come area comune con un bellissimo estintore che non si sa mai. Wow, ma è tutto ciò incredibile, pazzesco e stupendo. Un bellissimo bagno in comune con bellissime docce in comune. I cessi sono in comune, ma i lavandini no. Se caghi ti lavi le mani in camera tua. E contro ogni timidezza, i bagni sono collegati da una piccola apertura, così che il tuo vicino possa sentire il pesante plop nell'acqua. Wow, ma è incredibile, ma è bellissimo, è pazzesco. Carta igienica in dotazione, cosa vuoi di più? Ed è qui che vi avevo lasciati. Quando il giorno dopo mi sono reso conto di trovarmi davvero ad Épinal e che nessuno mi aveva ancora chiamato rivelandomi che fosse solo uno scherzo, copiosa rassegnazione scorcata dalle mie ascelle. E che sorpresa e giubilio quando ho scoperto che quella specie di obitorio che è la mia cucina è in realtà un prodotto della Chicco. La cucina è vuota, vuota! Manca tutto! È finta! Non una padella, né una forchetta, né uno scolapasta, un tagliaunghie, niente! Pure il frigo è finto, non funziona! Chiamate i pompieri! E qui è nata la disperazione. Come sopravvivere? Come nutrirsi? Non è possibile comprare nulla di fresco che possa essere tenuto in frigo. Non è possibile cucinare. È tipo stare in campeggio. Un campeggio disagiato di 3 settimane, circondato da pareti verde e pisello. E la roba che vendono al supermercato non aiuta. Qualcuno mi spieghi cosa cazzo sono queste? Cos'è? Farfalle fantasia al limone. Ma che cazzo? Farfalla fantasia rosso-blu. Ma che pasta zoo? E quindi, eccovi la mia oculata dieta di questi funesti giorni. Primo giorno, per colazione ho comprato una sottomarca clandestina della Nutella da spalmare su fette di roba che pare pane con l'ausilio dell'unica posata disponibile, il dito. Aranciata per sgrassare. Non giudicatemi. A sera, una baguette di gomma del supermercato aperta con il pollice che funge da coltello, prosciutto di mammifero non meglio precisato ma dal deciso odore di piedi e una mozzarella gommosa senza anima marca Kit & Mort. E la vita ti sorride. Secondo giorno, sono riuscito a trafugare una forchetta. Con questa ho potuto consumare una vaschetta di tamburino pronto modello reparto intensivo dell'ospedale maggiore di Crotona Marina. Le trame della realtà iniziano a sfaldarsi. Terzo giorno, due scatolette di tonno, crepi l'avarizia. Quarto giorno, un uomo ammiccante sulla macchinetta mi lancia false promesse di italianità. La disperazione mi ha quasi portato a cedere. Fuori piove ancora, non ho cibo in giro. Questo è l'unico distributore di cibo finto che hanno in questo ospizio che potrebbe salvarmi. Mi manca una bella pasta. Un bel piatto di farfalla. No, non posso cedere, non posso cedere, non posso cadere tanto in basso. Oggi digiuno. Quinto giorno, una scatoletta di salmone in pus. Gnammi. Sesto giorno, tortelloni chimici alla ricotta e spinaci riscaldati con amore direttamente con la scatoletta sulla piastra. Settimo giorno, festa grande! Giubilio, giubilio! Sono riuscito a procurarmi una pizza! Una pizza surgelata ma vera! Marca Casa Morando! È il giorno più felice della mia vita! Ma Épinal mi attende inesorabile. Solo oggi ho scoperto che entrambi i forni nell'obitorio sono microonde. Microonde.
Microonde, vanculo Epinal! Non mi avrai! È questo che vuoi, ah? Eh? È questo? Va bene! Pizza al microonde! Ok, 10 minuti andranno bene. La pizza si presenta come un plastico errore mal celato. La consistenza gommosa e decisa, con dei vapori di pomodoro e formaggio che si mischiano alla gomma bruciata. Con questa pensavo di aver raggiunto il fondo del baratro. Ma mi sbagliavo. 8° giorno. Non ho più nulla di commestibile in casa. Ho solo arance e carta igienica. Per poco non cedo a nutrirmi di cellulosa. Ma no, ho un'altra estrema soluzione. E alla fine l'ho fatto. Ho ceduto al male. Fuori piove, nulla da ordinare nei paraggi. Non mi resta che lui. Il maledetto. Le mie farfalle escono congelate e dure come un pezzo di tufo. Ci sono volute diverse ore al microonde per renderle di consistenza commestibile. Ma non è questa la cosa peggiore. La cosa peggiore è che mi sono piaciute. Mi sono piaciute. Cosa mi accade? Ormai sono più disagio che uomo. E da questo punto ho capito che non potevo più andare avanti così. Ed ho deciso di investire nella mia dignità. Questo è ciò che si vede dalla mia finestra. Ci sono i boschi e quello è un capanno. Ci sono delle macchine però. Quindi... Vabbè, che cazzo. Vabbè, insomma... Vediamo. Ad Epinal ho imparato ad apprezzare le piccole cose, come le bellissime giornate grigie di pioggia e di lavare le mie mutande nelle lavatrici a gettoni. Nonostante questo, anche in questo buco di culo di villaggio sono riuscito a far festa. Gli eventi di quel sabato sera verranno ivi raccontati con delle storie Instagram che hanno catturato con spontaneità tutta l'essenza dei fatti. Abbiamo fatto una sfida a chi beveva di più con una ragazza colombiana. Giuro, ha vinto, ma giuro per pochissimo, veramente pochissimo. La ragazza spagnola ha vinto. No, tu non hai, sì, non, sì, non c'è, sì, più, sì. Cari. Yes? I win. So I win. I win. I win. She knows. I win. Yeah. She knows I win. It's no. Again. Okay. So, 1, 2, 3 Eli, no! Ho vinto! Che sì! Ho vinto! You lost! I win! Che cazzo mi ha rubato l'orecchino? E dammelo! Palesemente vinto io. Lei sta sboccando come, non lo so, come una fontana proprio. E io sto bene. Dai, ho vinto. Per favore, dai, ho vinto. Che cazzo. Ragazzi, sembra che la ragazza colombiana di sabato sera sia stata ricoverata in ospedale. L'ho appena scoperto. Tranquilli, la ragazza non è morta. Non per ora almeno. Ho vinto. Piove sempre. Maledetta Epinal, maledetta. Sempre a lamentarmi di Epinal. Ma sapete che ad Epinal c'è una cosa bellissima. Ad Epinal c'è la stazione. E la stazione è bella perché ti può portare in luoghi belli. E soprattutto lontani da Epinal. Ed è per questo che durante il mio soggiorno sono fuggito lontano. Il più lontano possibile sono fuggito. Sono fuggito a Lione. E nonostante questo ci sono ancora le pareti verdi. La mia stanza a Lione è decisamente più bella di quella a Epinal. Vabbè, ci voleva poco, ci voleva pochissimo. Comunque vi voglio far vedere il bagno.
Ma quale cazzo di problema hanno i francesi? Non riesco a capire. Tutto molto minimalista, quindi potete vedere il lavandino, un piccolo lavandino. Hanno messo il rubinetto di lato perché sennò ingombrava troppo. Il cesso nella doccia, quindi tu ti puoi fare la doccia mentre cachi. E visto che non c'era spazio, hanno trovato un'idea geniale per mettere la carta igienica sotto il lavandino. Bravi! Vabbè, siamo pur sempre in Francia, che vuoi farci? Ti devi lavare le mani? Non c'è spazio. Le risparmiano su tutto, sono minimal loro. Quindi fai così. Che bella Lione, come si mangia bene a Lione. E che belle le strade di Lione. Che colori, che folla, che passione, che bellezza. Grazie Pinal. Se non fosse stato per il tuo far schifo non ci sarei mai venuto. Grazie Pinal, grazie. Ora, io avevo un bel piano, no? Ci sono un sacco di cose che avrei voluto visitare. A Lione è nato Antoine de Saint-Exupéry. Insomma, Antonio, infatti ci sarà stato. E i fratelli Lumière. E soprattutto il re Lione. Avevo cercato sui classici siti cose da fare a Lione. Mi era uscito un sacco di roba, ma perdendomi nelle strade mi sono imbattuto in qualcosa che non era segnalato da nessuna parte. Qualcosa di incredibile. Questo è il calco originale su cui hanno fatto la maschera. È proprio il calco originale. Questa è la maschera originale del Goblin. Questa invece è uno stronzo originale. Questo è Stuart Little originale. Invece questa... non ve lo dico che cos'è. Il museo del cinema di Lione. Perché non è indicato nessuna parte? Ah, perché? Quindi, ciurma, imparate. Perdersi è sempre il miglior modo per esplorare e conoscere. Quindi uscite di casa e perdetevi per le strade. Scoprite perdendovi. Perché tra tutte queste teste ci sta pure Crozza? Quelle che vedete non sono riproduzioni, eh? No, sono gli originali. Sculture, maschere, automi e modelli utilizzati sul set. Qui ci ho trovato l'intero set di Profumo. Non so se avete presente. È una cosa inaspettata e inquietantemente bella. E vi assicuro che il profumo che c'era su sto set è roba di... roba che la sinusite te la sogni proprio. E guardate questo. Sapete chi è? È lui! È l'originale! È questo? La barretta Wonka. Pff, io ho trovato il biglietto d'oro, altro che. Chiedeste qual è il mio film preferito, probabilmente vi risponderei questo. Essere John Malkovich. E ce l'ho davanti, è lui. Ciao John. È l'originale. È l'originale. Questa è la statuetta originale da cui poi hanno ricavato il modello 3D per animare tutti quanti i marziani. Non è tanto il fatto che qui ci sta l'ombrello di Mary Poppins, che già, no, di, per sé, già di per sé ok, ma lo specchio che sta dietro è quello di Matrix, attraverso cui entra Neo. Ma è l'ombrello di Mary Poppins! Ma c'è l'ombrello di Mary Poppins davanti allo specchio di Matrix! Questo è folle, lo capisci? Non è soltanto, è una combinazione. Madonna, che schifo questo. E che The Prophet, mai visto? Anche questo fa abbastanza schifo, però. No, ma questo fa più schifo. Ma soprattutto parliamo del piano Automi. Quel che vedete è la regina alien originale, interamente designata e costruita da Ridley Scott in persona. Era a Lione! A Lione nessuno mi aveva detto niente! Comunque, cagazza, oh. Ho visto un bambino scoppiare a piangere traumatizzato. Qualcuno avrà gli incubi per il resto della sua vita. Questi sono tutti animatroni. Dai, non potete non riconoscerli. Qua stanno pezzi di storia, bro. Guardate che vi interrogo, eh. Ci sta pure Babe, il maialino coraggione, che però in francese si chiama Gordy, vabbè. È l'uomo Vicente Williams. È una cosa pazzesca, incredibile. Quanta roba, troppa roba. Basta, mi giro la testa, basta. Siamo in metro, stiamo tornando a casa. È un casino. No, non è vero, stavo scherzando. Quel che vedete sono miniature. Mi ci sono imbattuto ancora. Ma queste sono sconvolgenti. Ti fanno mettere in dubbio la realtà. Queste miniature sono il male. Ti danno una botta peggio di uno spinello di spirulina. E se noi stessi fossimo solo delle miniature in un mondo di miniatura? Insomma, come puoi capire la differenza tra il mondo reale e questo?
E se tutta la nostra realtà non fosse altro che mera fantasia irreale di realtà e noi solo piccoli esserini animati a scimmiottare una gigantesca più reale aliena realtà aliena? Qualcuno di recente aveva detto che io sono un esistenzialista. Sono sul viaggio di ritorno per Epinal e ho deciso di indagare. Sono io un esistenzialista? Non lo so, non ci ho capito una mazza. Ma una cosa è certa, ho fame. Volete un motivo per dirigervi in pellegrinaggio alla ricerca della mistica Epinal? Ebbene, ve lo do io. Ad Epinal esiste una pizzeria. Pizza Cazzo. A lungo mi sono interrogato sul perché si chiamasse così. E il proprietario a chiamarsi Cazzo? Cioè, tipo, invece di Pizza Mario, questi hanno Pizza Cazzo. O è un segno di violenza verbale non troppo velata. O qualcuno ha fatto un casino con Google Translate. Anche perché sull'insegna c'è un pollo, un cock. Eh sì. Insomma, dovevo indagare! Ho organizzato una spedizione verso questo luogo sacro di culto. Vederla è stato un po' come avere una rivelazione mistica. This is... It's the additive that you put in the beer. It's based on orange light. Oh, sì. With some spicy stuff, but it's not spicy, it's like some... Io prendo l'offre cazzo. It's a black... Oh my god, there is pizza burger. La pizza cazzo si presenta con una pessima base del cazzo, con una copertura di formaggi pesantissimi in eccesso, gettati alla cazzo di cane sopra. Sono circa 24.000 calorie per centimetro cubo. Al solo guardarla riesco chiaramente a percepire il colesterolo ostruirmi le arterie. Purtroppo, a parte quella cazzo di pesantezza, non ha soddisfatto le mie aspettative. Ci ho trovato solo due peli pubblici, solo due. Che vergogna. Purtroppo devo valutarla solo 4 stelle su 5. Non credo che questa pizza sia stata pensata per essere digerita in una sola stagione. È stata un'esperienza mistica. La mia vita e il mio fegato non saranno più gli stessi. Ad ogni modo, questo è il mio trofeo di guerra. Mi sono fatto fare la carta fedeltà, che porterò sempre con me. Lode lode alla pizza cazzo! Sono passate 3 settimane. Sono sopravvissuto! Ed è ora di abbandonare questo luogo nefasto. Ma siamo pur sempre ad Epinal. Mi hanno cancellato il treno. Mi hanno cancellato il treno. Mi hanno cancellato il treno. Mi hanno cancellato il treno che avevo alle 11:30. Però me l'hanno messo uno alle 5 di mattina. E dai, cioè, alla fine, come posso lamentarmi? Questo è il calendario dei prossimi scioperi in Francia. Ho capito che ti piace scioperare, Francia. Ma per la pizza cazzo, quando minchia lavorate! Voi non mi conoscete. Io sono un po' come spugna per il capitano Barbascura e oggi mi ha chiesto di venire in suo soccorso perché è perduto a Gare de l'Est di Parigi. Andiamo a cercarlo. Stai documentando una cosa? Ma dico io, si può essere più poveri? Più poveri. Guarda dove si trova, con tutte queste valigie. Ad ogni modo, in qualche modo sono riuscito a trasferirmi ad Amsterdam. In questo luogo ho dormito per ben una notte ed il giorno dopo sono ripartito per Bruxelles. Ma questa è un'altra storia, vabbè. Quel che dovete sapere è che al momento vivo ad Amsterdam e sono tornato a fare una vita morigerata. What the fuck?